scusate, voi chi siete? Potete dirci qualcosa? Noi siamo il gruppo dell'interno. La spiaggia, di cosa? È il gruppo specializzato. Tanti qui, sì. Tanti qui, tante cose. Tutti i campi di vario tipo, ecco. Vuole sapere di cosa? Cosa esattamente tutti. Di preciso facciamo qui o generalmente che studi facciamo? Sì, che studi fate. Ah, mi sa di tutto. Dai, però, sì, no, però, sì, però sì, ci sì, almeno voi due. Un po' di storia delle arti, ad esempio. Storia dell'arte. Ah, storia dell'arte. Poi per esempio c'è lettere antiche, relazioni. Io ho lettere antiche. Io sono il più triste, economia dell'arte. Non ho mai chiesto un certificato di laurea perché non, non gliene fregava niente a nessuno. Scusate, ma fate attenzione perché... Però invece no, perché si è potuto fare certi documentari, certi, anche certi film, era grazie al fatto che aveva fatto la storia antica, guarda caso. Questo è proprio vero. Perché, so, per dire, so, la bomba atomica così, no? Noi non ci rendiamo conto di quanto siamo matti da manicomio proprio. Perché su Omero lì viene per dire che è una guerra raccontata così nell'VIII secolo. Cioè, le guerre sono micidiali, no? Se rileggi l'Iliade, no? Cioè, partono così, quindi sono dei spadoni pazzeschi, quindi è una macelleria totale. Questa macelleria è durata fino alla scoperta dei fucili, così, capito? E quindi ero molto più sanguinolente, cioè proprio macelleria pura, ecco. Tant'è che quando ho fatto Francesco, io ho capito Francesco, il suo orrore, proprio per la macelleria che era ancora la battaglia. E quindi doveva averci anche lo stomaco, oltre che tu vai a vedere c'è un museo delle armi antiche a Firenze, e dove vedi questi spadoni, queste cose qui, così è. Insomma, fino allo scoppio del fucile, che non saliva il fucile, per cui ammazzi ma non sai, non vedi, non ti fida. Era proprio un corpo a corpo, o comunque una roba proprio da macello, proprio, puro macello. E fece molta impressione, credo a Francesco, perché non fu sempre contro la guerra, proprio il suo messaggio, è pace, capirsi, pace, perché la guerra era quello che è l'antiumano proprio. Allora, però, detto questo, se pensiamo alle bombe atomiche, sembra far ridere il pollo in una battaglia così alle armi bianche, ma comunque la storia delle armi è molto importante. Perché dobbiamo pensare come queste guerre si svolgono. Io lo dico perché io ho fatto la televisione, i primi lavori, ho fatto la storia del Terzo Reich, eccetera, delle cose proprio sulle guerre. Ho visto l'apertura di una quarantina di lager, non vi posso dire che cos'erano. Cioè, c'è questa macelleria umana, o comunque questo uccidere così in modo assurdo, che è una cosa, cioè io credevo che il mondo fosse, mio nonno credeva nel progresso, un socialista che credeva nel progresso, fosse un progresso, e allora il progresso dice, vabbè, allora ci si mette d'accordo perché ci si deve ammazzare com'è così, come sgozzare così in questa maniera. Invece non è andata così, finché adesso non sarà più così, perché c'è la bomba atomica, la lanci dall'alto e non vedi nulla. Adesso c'è stato un film, per esempio, sulla bomba atomica, no? Con Oppenheimer, eccetera. Allora, mi sono meravigliata perché a un certo punto c'è tutto il film sull'atomica, eccetera, sul fatto di lanciarlo, no, capito, perché c'è stato un grosso dibattito lì su questa cosa. Però il punto era chi arriva prima.
e sono arrivati prima gli Stati Uniti di quanto della Germania, perché la Germania a quel punto stava sfinendosi proprio, aveva tutti gli alleati. E allora c'è tutta una tiritera di film per arrivare a non mostrare, perché fanno vedere quando ho fatto la prova dell'atomica nella California, nel deserto della California, eccetera, non vedi niente. Ma nell'ultimo, quando ho fatto Einstein per la TV, ho voluto vedere cos'era successo, perché Einstein era contrario a questo lancio, eppure gliela messa in testa così che bisognava finirla con questa guerra, finirla. Allora chi aveva l'atomica, allora erano gli Stati Uniti, perché erano riusciti ormai, era già la Germania, era già nei disastri, eccetera, eccetera. E dice, se davanti allo stupore di questi qui, forse la guerra finalmente finisce. Ma io sono andato a vedere i documentari filmati sulla dopo lancio di Hiroshima e Nagasaki, per sceglierne un pochino, perché volevo raccontarlo questa cosa, ma non ho idea di cosa ho visto, cosa sono queste bombe, capito? Perché la temperatura diventa altissima, quindi sei bruciacchiato comunque, sono morte tante persone, è tutto filmato, perché poi ormai oggi si filma tutto, no? Questo. Allora ho fatto tutto un film senza far vedere neanche un fotogramma e vi hanno dato i premi, eccetera, eccetera. Tipo che gli hanno dato l'Oscar e cose così. Io ho detto che sono micidiali, perché invece non dovevano farci vedere alla fine anche quello che succedeva lanciando le bombe. Queste due bombe le hanno lanciate, sono due aerei, e i due piloti, uno si è suicidato e l'altro è finito in manicomio. Per l'orrore che hanno avuto di questa cosa, perché non si immaginavano evidentemente il livello del danno che provoca sulla carne umana, che poi è uguale alla carne a tutte le carni, capito? A tutte le piante, voglio dire, fatta di quei tot elementi, no? Di cui è fatta la natura. E quindi se il disastro accadeva nel deserto della California, accadeva con le persone, là accadeva senza le persone e qui accadeva con le persone. E quindi mi sono proprio detta, ma si può fare un film così, Oppenheimer, così, eccetera, senza che ti venga il desiderio di dire, bene, com'è finita poi quella cosa lì? No, parlano soprattutto a un certo punto, il film finisce con la censura di certe persone perché erano filo russe, cioè con delle questioni politiche che non c'entravano niente. Però, ecco, per me aver fatto documentari sulla storia, così, come dire, quindi vedendo, perché è tutto filmato, perché si filma tutto oggi, hanno filmato tutto, anche quelli che lanciano le armi, le bombe. Devo dire che, penso che siamo abbastanza incapaci, ecco, incapaci, parliamo di pace ma non sappiamo neanche costruirla, costruire un metodo, cioè come c'è una laurea, uno studia per avere una laurea su una certa cosa, ecco, forse sul fatto della difesa dovremmo fare qualche cosa, perché oggi le armi sono micidiali in modo assurdo, è inaccettabile, ci dovrebbe essere un divieto universale per l'uso contro la scienza delle armi, invece di essere la scienza per cui loro lì ci provano tutti a fare bombe atomiche. Adesso le bombe atomiche che la Francia le ha, c'è chi dice che ce le abbiamo anche noi, io non lo so, però voglio dire, non, uno le minaccia anche di lanciarle, cioè abbiamo una disinvoltura con la guerra così com'è. Io sai, mi meraviglio, perché ho visto questa storia di Terzo Reich, che è stata la guerra rispetto alla prima guerra mondiale, 100 volte peggio, e dico, ma insomma,
Certo, sono una cultura di pace, cioè dire cosa succede, perché è successo questo, se si poteva fare così, bisogna sempre trovare una soluzione che non sia l'uso delle armi con il livello di armi che abbiamo oggi, dove c'entra la chimica, dove c'entra tutto quanto, perché non... cioè usiamo come sai, come quando vogliamo bloccare le bandare, così, no? Usiamo... cioè così, ci comportiamo così, cioè, è assurdo, è come una, cioè come se parliamo di civiltà, facciamo la storia, senza imparare niente, senza metterci un momento di dire ma chi siamo, dove andiamo, però non si capisce niente, cioè allora voglio dire vale più il contadino che almeno conosce la natura, che così sa quando seminare, quando mettere cose, fare, coltivare, perché se no siamo tutti degli imbecilli. C'è tanta sapienza, però cerchiamo l'imbecillità, qualcuno che dirige la nostra vita e dei nostri figli, dei nipoti, di quelli che verranno. È assurdo questo. Ma va così. Va così. Io quasi quasi mi collegherei con la prima domanda che abbiamo preparato, sì. Mi cade abbastanza a pennello. E lei con il suo cinema ha affrontato tematiche complesse, sì. Anche scomode, soprattutto per gli anni in cui ha realizzato certi film. Secondo lei questa esigenza di trattare certe tematiche, da quello che ho anche capito dal suo discorso introduttivo, è stata un po' persa nel cinema di oggi rispetto a una volta, o forse... Beh, io ho citato un film che io mi aspettavo alla fine, cioè si vergognano di aver usato quest'arma. Invece no, non si vergogna nessuno. Quindi è questo che ti rispondo con questo. E secondo lei può essere che forse c'è ancora del cinema che parla di questo ma che non ha la stessa attenzione che c'era, che era riservata a questo tipo di cinema, un cinema più anche impegnato come nel passato? Ma no, perché ci sono... adesso cioè, ci sono, si fanno i film così e con un interesse, cioè, sugli sbarchi, su quelle cose lì, qualcosa viene fatto. Cioè. Ma direi che non lo so adesso perché, cioè, voglio dire, è un bel pezzo che non va da scuola, no? Però è che il problema è di porsi delle domande, fare dei paragoni, e non so se la scuola oggi li faccia, nei tempi non li faceva questi paragoni. E cioè, per dire, non so, le battaglie dell'Iliade sono delle gare sportive solo che con delle armi, capito? Però tutti erano tutti forzuti, cioè non è che li facevano così. Quando si parla di guerra, bisogna pensare delle guerre che sono tra le più micidiali della storia, che non si sa dove si può andare a finire, capito? Ecco, quando può essere, sai, uno, se beve invece di 3 bicchieri di vino, ne beve 6, forse è ubriaco, e quindi raduno l'ubriaco. E io credo che sia questo stesso rapporto che noi abbiamo con l'industria delle armi. È assurdo. Assurdo, e tutti sì, adesso tutti hanno voglia di fare la Francia, sulle sue atomiche, no? Qualcuno già da noi dice ma ne abbiamo noi. Non lo so, io credo che serve una cultura di pace, in questo pensa che Francesco, la prima cosa che ha detto alle giovani che volevano seguire la sua, l'idea della sua vita, eccetera, dice andate nel mondo e parlate di pace. Aveva capito lui facendo una guerra sanguinolenta come allora, poi che avevano queste armi, no, così pesanti da macelleria, rimase così sconvolto che il suo messaggio è pace. Perché da solo questo incarico, parlate di pace. Quelli pigliavano anche dei cazzotti perché, cioè, come degli ingenui ragazzini dicevano pace, pace, però la chiave è questa qua. Cultura della pace, assolutamente, se no non avrei fatto 3 film su Francesco. È che faceva il nostro Francesco sempre
così eccetera, un tipino così che parla col lupo, se ne frega del lupo, cioè, forse una sera, un giorno così avrà detto una battuta sul lupo, ma non puoi ragionare su questa cosa qui, la sua visione, perché lui è in crisi proprio perché è andato a far combattere e ha combattuto con delle armi che erano proprio da macelleria, perché erano spadoni. Io sono a vedere proprio c'è un museo delle armi Firenze tanti anni fa, a me questi spadoni sono pesantissimi, però se ti casca in testa è pazzesco. E però era così, era sanguinolente proprio. Allora lui non immaginava che fosse così, perché quando faceva esercizi erano tutti editati, no? Con delle finte armi, poi c'erano quelle vere. E quindi, cioè, la guerra dipende solo dagli umani, non dipende da nessun altro, dalla cultura degli umani. Allora, se si pensa alla storia umana, viene da dire, ma che cavolo di cultura è? È andata sempre a rovescio, perché il numero delle vittime è sempre diventato maggiore, maggiore, maggiore. Poi mi ricordo, c'era nell'Iliade, non nell'Iliade, nella, un Tucidide che scrive, che parla della guerra del Peloponneso, che però ha riguardato anche la Sicilia, tutta la zona del Mediterraneo, no? E a un certo punto, ha sempre fatto impressione perché c'è cioè a un certo punto che gli Spartani, erano Spartani che contro ateniesi, eccetera, no? E a un certo punto si sono impossessati di un'isola e hanno massacrato la gente, non i soldati, sono i soldati, gli uomini, così. E allora Tucidide dice che questo gli dei non potranno mai perdonare una cosa così, perché c'entrano le donne e i bambini che c'entrano. Bene, pensa a te, tu ti poni il problema, siamo a 2500 anni fa, cioè invece noi andiamo tranquilli, no? Cioè nessuno si può, basta vedere quel film, no? Va a vedere la bomba, ah, caspita che cosa abbiamo, solo che queste se ne hanno tutte e non hanno fatto vedere quello, i filmati di quei lanci, capito? Che sono terrificanti, vabbè. Sì, forse diciamo che è paradossale che sembra che a volte ci voglia quasi del coraggio per parlare di pace nel cinema. Lei lo ha fatto, quindi ci tenevo anche a chiederle quali sono secondo lei le difficoltà più grandi che deve affrontare un regista per parlare di certe cose. Ma io penso che io mi sono posta dei limiti, no? Faccio un film in Cina, però entro questi confini ho pensato istintivamente, senza pormi il problema, di fare quello che, in cui credevo, che mi piaceva, eccetera. Poi mi è capitato di fare la storia del Terzo Reich, 4 ore, in 4 puntate, e l'età di Stalin, e ho visto della roba, soprattutto nell'apertura dei lager, che mi ha fatto una grande impressione. E una grande impressione, sì. E me la porto dietro, perché per esempio se penso agli ucraini che si sono messi con i nazisti, per dire, questo mi viene proprio da pensarlo, in alcuni lager c'erano proprio le guardie che facevano c'erano le guardie ucraine in certi lager. Cioè, vedendo questi materiali che facevo venire dalla biblioteca del congresso americano, dalla parte di Parigi, non tanto da Luce, perché Luce era materiale, noi non poca roba, e perché era in voga allora l'Ariflex, che è una macchinetta piccola, quindi non è che ci voleva chissà che per portarla. E quindi hanno filmato tutte è stata filmata tutta la Seconda Guerra Mondiale, da una parte, dall'altra, eccetera. Ci sono i materiali che venivano appunto da queste varie capitali. Però queste puntate, cioè invece di un'ora, andavano in onda in genere 40 minuti, 30 minuti,
perché mi ritagliavano, perché erano forti. Però, insomma, da qualche parte, cioè, se ci vuole una cultura di pace, ma bisogna anche ragionare. Cioè, certe cose non si fanno, punto. E invece non ho visto questo interesse, cioè, totale su questa cosa qui. Per cui adesso vediamo queste guerre così, eccetera, a me non mi sorprendono purtroppo. Non mi sorprendono perché la nostra è una cultura che prevede la guerra con il meglio delle armi, le più pericolose, le più, cioè quelle che recano maggior danno per vincere. Cioè io se ho le armi che possono massacrare, non so, milioni di persone, tu ce l'hai che ne puoi massacrare 10.000, io sono più furbo. E questa è la cultura in cui viviamo oggi, cioè questa guerra per esempio. Una cosa che è assurda, cioè dovremmo metterci lì invece, insomma, cioè, abbiamo tutti i politici di corpo a destra, a sinistra, eccetera, eccetera, però la Francia ha le bombe atomiche, noi non le abbiamo, gli altri ce l'hanno di un certo tipo, eccetera. In realtà facciamo schifo, cioè non c'è una cultura di pace. E quindi noi, cioè, la storia sarà sempre peggiore perché via via che le armi diventano sempre meno pesanti, perché per portare le due bombe atomiche dalla California a Nagasaki e Hiroshima sono andati in due, sono arrivati uno sopra un'isola, tac, l'ha lanciata e poi sono venuti via. Era una piccola, erano delle robe così, però sono rimasti colpiti. E quindi il Giappone è stata brutta, insomma, cioè, tanto è finita la guerra con questa cosa. Ecco, mi spiace chiudere questo argomento, ma volevo farle un'altra domanda. Sì. Lei è indubbiamente una delle registe più importanti del cinema italiano. Ecco, io volevo chiederle che consiglio darebbe alle registe donne che... Ma guarda, di raccontare quello che gli pare, quello che vogliono raccontare, essere fedeli a se stessi. Naturalmente essere fedeli a se stessi anche nell'apprendere delle cose. Cioè, se tu ti interessa molto solo della cucina, del ricamo, lascia perdere. Ma se ti interessa, come è giusto, con il tuo cervello uguale a quello degli uomini, quindi che ha tutte le zone aperte possibili, racconta quello che ti interessa, anche delle curiosità, anche un film dovrebbe essere la curiosità, perché nel farlo ti dai delle risposte. Io l'ho capito facendo il primo Francesco, quindi anche una ricerca anche quella. Cioè, se tu hai preso delle cose e poi cerchi, ti fai delle domande e poi racconti secondo quello che hai capito. Quindi direi avere curiosità, leggere, insomma, riflettere, insomma, uno può fare come vuole. Quindi avere passione per raccontare, non lo so. Io lo tratto da fare documentari. Grazie. Lei ha avuto una grandissima carriera con molti riconoscimenti a livello internazionale, l'ultimo di questi è stato il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Sarebbe in grado di raccontarci un momento oppure più di uno insomma, che le ha dato un po' di molta soddisfazione? Ma guarda, è successo che io a un certo punto ho detto in quei fondi, eccetera, avevo scoperto che era la prima volta che davano il premio a una donna. Su 80, era l'80esimo festival, pensate, non l'ottavo, l'80esimo festival, e allora ho detto ma io lo devo dire, perché ho scoperto che... E quindi ho detto questo, per cui il direttore così mi ha odiato, la persona che conosco, il direttore del festival, perché appena l'ho detto c'era la Champion, là che ha fatto il viva, vero, eccetera, eccetera. E quindi ho guardato un po' la festa alla direzione, però anche questo, per Dio, insomma, non si può non parlarne.
Ho detto grazie, ma mi vergogno di essere la prima. No, adesso ce lo dire, questo si vede che bisogna sempre cominciare finalmente, non abbiamo neanche cominciato. Quindi diciamo che c'è maggiore parità di diritti, ecco. Però ce ne vuole del tempo, eh. Caspita. La nostra intervista si conclude qui. Noi ringraziamo Liliana Cavani per averci dedicato il suo tempo. Grazie. E per essere qui al Caposcherino. Grazie a voi, mi ha fatto molto piacere. Grazie.